i giovani è la nostra testata, che è una testata regionale di cultura da cui è partita l'idea di fare questo concorso che prende appunto il nome di Voce ai Giovani Giornalisti, rivolto a tutte le scuole medie e superiori della Calabria. Noi abbiamo spinto i ragazzi a conoscere il territorio tanto da poter scrivere degli articoli, delle interviste in merito. Calabria o anche calabresi, molti ragazzi hanno trovato un sacco di piccole comunità calabresi all'estero, addirittura in Canada, e hanno scritto su quello, per spingerli appunto a conoscere il territorio, a migliorare sicuramente l'italiano e a leggere, ad avvicinarsi anche a quelle che sono le testate regionali, telegiornali regionali, perché molto spesso ci raccontavano loro stessi, anche a casa si tende a vedere il telegiornale nazionale e non quello regionale, si compra la testata nazionale ma sempre meno quelle regionali, quindi insegnare loro che per scrivere, come è stato ripetuto molte volte questa sera, per scrivere bene bisogna prima leggere e conoscere. Ah, intanto questo premio di Voce ai Giovani, che ormai è arrivato ad un numero di edizioni importante, che sta crescendo di anno in anno, è un'occasione per valorizzare tanti ragazzi che nelle scuole calabresi hanno, per così dire, il pallino della scrittura, un pallino importantissimo, perché è attraverso la scrittura che si esprimono le idee, è attraverso la scrittura che ci si confronta con gli altri, è attraverso la scrittura che si riesce a sintetizzare opinioni, idee e ogni altro tipo di iniziativa mentale di chiunque, senza contare che oggi come oggi nelle scuole diventa sempre più importante riuscire a scrivere in maniera sintetica con un linguaggio giornalistico, tanto è vero che agli esami di Stato c'è una prova specifica che riguarda appunto l'articolo. Sicuramente una grande emozione, cioè non mi aspettavo di vincere, sono contenta che comunque sia stato valorizzato il mio lavoro, ringrazio tutti coloro che mi hanno votato e che hanno apprezzato i miei articoli, in particolar modo la mia prof che mi ha dato questa opportunità di poter partecipare. Ho scritto un po' di tutto, dagli articoli di cultura, eventi, tutto quello che succedeva nei pressi della zona in cui abito è diventato oggetto dei miei articoli.